Buona giornata e buon caldissimo venerdì. Oggi il 3 di luglio, la giornata in cui nel nord dell'Italia si raggiungerà il picco addirittura di 40 gradi percepiti, e non sarà il giorno più caldo perché domani si farà di meglio. Ma non parliamo del tempo qui su Mr. Gadget, parliamo di tecnologia. Lo facciamo ogni giorno alle 13, alle 20 su Radio Number One. Anticipiamo tutti i titoli principali la mattina, partendo da una clamorosa informazione che arriva da Ivy Leaks. Sapete che, insomma, quando arrivano informazioni da lui di solito sono sempre molto accurate. Le notizie che riguardavano un prodotto di BlackBerry con Android a bordo sarebbero assolutamente vere, e BlackBerry sarebbe pronto a distribuire attraverso AT&T nei prossimi mesi in USA un prodotto che si chiama Venice. È uno slider phone che ha una base con sistema operativo Android. Vedremo se questo sarà confermato. Windows 10. Abbiamo avviato il conto alla rovescia, il 29 di luglio sarà distribuito in tutto il mondo, ma se avete fatto la vostra iscrizione al programma Windows Insider sappiate che non è detto che l'aggiornamento arriverà esattamente il 29 di luglio, perché il 29 luglio ci sarà la prima wave, la prima ondata di aggiornamenti, ma il rilascio del sistema operativo sarà progressivo, quindi non vi aspettate di avere proprio il 29 luglio il vostro aggiornamento Windows 10 definitivo. Una notizia molto interessante che riguarda Nilox, che è un'azienda italiana che produce action cam, in particolare la Evo F60 che abbiamo provato anche su Mr. Gadget. Una Evo sarà montata sulla bicicletta di Nibali e farà parte del Tour de France, un esperimento molto carino. Siamo contenti che un brand italiano come Nilox affianchi un campione italiano come Nibali. A proposito di mercato italiano, da oggi ufficialmente disponibile l'Honor 6 Plus anche in Italia, 399 euro, si compra attraverso Amazon, ma preparatevi perché prestissimo arriverà anche un nuovo negozio proprio interamente gestito da Honor Online, si chiamerà vmall.eu, arriverà nel mese di luglio. E poi ancora una notizia che riguarda iPhone: si è accesa la macchina dei rumors. Ieri abbiamo parlato del sensore, del processore radiofonico, sarà un chipset LTE di Qualcomm. Adesso si parla invece di un nuovo brevetto, non si sa però se sarà già implementato nell'iPhone 6S, cioè quello di nascondere sensori nel logo posteriore dell'iPhone, quindi it makes sense, come direbbero gli americani. No, in effetti è uno sfruttamento dello spazio corretto. E poi ancora, probabilmente nuovi Google Glass alla FCC, quindi alle certificazioni. È apparso un codice che molti hanno interpretato come il codice di Google Glass, vedremo se ci saranno ulteriori notizie nei prossimi giorni. E poi se avete un Android Wear, adesso avete qualche cosa di strepitoso a vostra disposizione, un'applicazione nativa che vi permette di vedere i filmati e i video sul vostro orologio. Non riuscirete a capire niente di quello che vedrete, ma è figo mostrarlo agli amici quando siete a cena. È figo anche dire che ascoltate Mr. Gadget ogni giorno alle 13 alle 20 su Radio Number One. Vi aspetto, ciao, buon weekend.